la sua statua inconfondibile è una statua che sta per indossare il tricolore come lo 181, 11 luglio 2015, Alessia Vigilia, campionessa d'Italia, eccola! Un argento che vale per la ragazza, un argento che vale e giusta come se avesse vinto. 50 secondi di ritardo, volata per la terza posizione, il palio è pronto. La numero 173, Paternoster, prevale nei confronti della 176, Sofia Prometa. Alessia Vigilia, seconda Alessia Volbason, terza Letizia Paternoster, al mio tre, solo il mio tre, un boato, 1, 2 e 3! Alessia Vigilia, campionessa italiana lieve. Una vittoria ottenuta per distacco, con grande cuore e partita da molto lontano. Sì, è stata una gara molto impegnativa, per via del caldo soprattutto. Pensavamo di essere partiti un po' presto, perché siamo partite quando avevamo fatto solo 20 km. Quindi
diciamo che abbiamo cercato di crederci fino in fondo, abbiamo visto che il vantaggio aumentava sempre di più e allora ci abbiamo creduto e abbiamo ottenuto questo risultato. Seconda l'anno scorso, prima quest'anno, ma non è la prima maglia di campionessa italiana che indossi in questa stagione. Pochi giorni fa ti sei laureata campionessa italiana crono squadre con la Mendespec. Sì, infatti penso che dietro a ogni vittoria ci sia sempre, cioè sì, dietro questa vittoria si vede che c'è una squadra che lavora, c'è una squadra che è unita e è forte e i risultati li abbiamo ottenuti e diciamo che abbiamo incoronato questo risultato sabato scorso a Cavargiare e con questo non so che dire, cioè. Sento che l'emozione è ancora tanta, ti chiedo soltanto a chi dedichi tutte queste belle vittorie. Sicuramente a tutta la mia squadra, soprattutto quelle lì che sono lì sempre a fare il tifo per me, e ai miei genitori e al mio allenatore e a tutti gli sponsor che mi hanno permesso di correre oggi. Alessia Valvason, un argento che vale oro, una medaglia conquistata con tanta fatica, tanto sacrificio, tanto impegno e alla fine il risultato è arrivato. Sì, non aspettavo questo di nuovo pensamento, perché diciamo che il livello di allieve quest'anno è davvero, davvero forte e io non pensavo di essere, diciamo, così in alto, ma devo ringraziare soprattutto i miei allenatori, Gabriele Begolin e Roberto Cassol, che mi hanno permesso di fare questo piazzamento. Vuoi raccontarci com'è andata la gara? Beh, la gara è andata che la compagna della campionessa italiana è partita in cima alla salita e dopo il gruppo è riuscito a riprenderla e la sua compagna Alessia Vigilia è riuscita a scappare. Io, siccome sapevo che puntavano tutti su di lei, sono riuscita a stargli dietro e siamo andate via. Anche per te il secondo podio consecutivo a Boario, quello di oggi è dedicato a chi? Quello di oggi è dedicato soprattutto alla squadra, a Selva Francesca soprattutto, che purtroppo non può ancora correre, alla mia famiglia, agli allenatori e alla mia migliore amica. Letizia Paternoster, ancora una volta sul podio dei campionati italiani, è la quarta volta consecutiva per te, due volte da esordiente, due volte da allieva, terzo bronzo consecutivo. Sì, ormai qua a Boario sono abbonata col terzo posto, 3 anni su 3 e dai, oggi sono contentissima così, pensavo... Diciamo, ci speravo questo piazzamento, ma speravo peggio dato le condizioni in cui siamo partita. Sicuramente il tuo palmarès è invidiabile e ti sei sempre guadagnata quel soprannome di mini boss. A chi dedichi il bronzo di oggi? Sicuramente a tutta la squadra, i miei genitori fanno sempre di tutto per me. E come ripeto, sono contentissima, sono partita con 38,5 di febbre e credo di non aver mai mollato, anche... ho incontrato varie difficoltà e ora ho capito che dietro tanto lavoro si può fare tutto.